E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire un altro prodotto per il mio monopattino elettrico, il Ninebot E22E della Segway, acquistato e recensito per voi. Vi lascio la recensione qui in descrizione, così come altri prodotti che sono andato a recensire riguardanti appunto il monopattino elettrico. La prima cosa, il primo prodotto che sono andato ad acquistare è questo campanello acustico, diciamo, riproduce un suono digitale. Vi lascio il link in descrizione di questo prodotto specifico, l'ho comprato su Amazon e ve lo vado a mostrare. Allora, innanzitutto, come vedete, le dimensioni sono davvero davvero contenute. Abbiamo esattamente un 4,9 cm per un 6,6 cm di altezza. Abbiamo un peso di 40 grammi circa e queste due parti, ovvero questa parte che si può allungare e questa parte qui che appunto si può avvolgere al manubrio ed è flessibile di gomma. È pensato per essere messo al di sotto, vi farò vedere anche come lo posiziono io così avete un'idea. E qua abbiamo la parte dove c'è l'amplificatore. Sulla parte dietro abbiamo la guaina di gomma che vi permette di caricare con un ingresso micro USB, quindi come questo qua. Il cavetto è incluso, andate ad attaccarlo e si ricarica. Adesso ho usato quello sbagliato. Devo dire che ecco, e ci siamo. Stavo dicendo appunto che la cosa interessante di questo prodotto è che c'ha una protezione IP65, quindi lo protegge da eventuali schizzi, corpi solidi, e non è male. Inoltre, un'altra cosa che vi volevo dire è che appunto potete utilizzare diverse impostazioni sonore, quindi andando a riprodurre il tasto qui in basso si riproduce il suono selezionato, mentre sulla parte in alto potete cambiare i diversi suoni. Ve li faccio sentire, anche se ovviamente fa davvero tanto rumore, e infatti vi dico già che se lo usate all'interno, in casa per dire, o vicino alle persone, si possono spaventare. Quindi abbiamo 120 decibel di sonorità, non è poco, e l'ho acquistato essenzialmente per farmi sentire anche dalle auto, perché col campanello classico non era proprio il massimo della sonorità. Vi faccio sentire un attimo i diversi effetti. Questo è il primo, il secondo da circo, questo è quello che uso io solitamente, quindi qua si vanno a cambiare, e questo è il fischietto dell'arbitro. Quindi adesso facciamo che imposto questo qua e lo voglio suonare, schiaccio questo, se lo si preme suona più volte. Allora vi faccio vedere come lo monto. Siccome il diametro del manubrio del monopattino è spesso e non riesce ad avvolgere quindi il tutto, che cosa faccio? Io prendo un elastico normalissimo, quelli che si comprano in tutti i negozi, lo vado a mettere qua in questo gancettino, ok, e lo scopo è poi metterlo anche nell'altro gancettino, quindi avvolgere, fare da ponte tra questo e questo e mettere all'interno quindi il manubrio. Adesso lo vado a fare così potete vedere. Allora, la parte ovviamente di qua la mettiamo all'esterno, così che il suono va all'esterno. Vado ad attaccare, lo vado a girare come vedete e me lo vado ad attaccare qua, ok? Quindi già qua è stabile. Ora manca questo qua, questo, la parte sotto la metto attaccata, ok? E poi la parte di là me la vado a portare davanti, quindi agganciandomela sempre all'elastichino. Comodo anche per il monopattino, io l'ho comprato apposta, però per le bici, se c'è un manubrio meno spesso, meno grande di diametro, potreste ovviamente anche utilizzarlo senza l'elastichino. Questo è tutto, vi dico soltanto che una cosa che ho dimenticato: la durata della batteria dura un'eternità, in un'ora lo ricaricate, c'è anche l'indicatore di carica, ma veramente vi dura. Io da quando l'ho caricato solo una volta
mi è durato praticamente fino adesso ed è passato un anno, cioè per le poche volte che si deve suonare il clacso devo dire che fa veramente ha una tenuta della batteria davvero grandiosa. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, link in descrizione del prodotto. Alla prossima.